In questo video. Cosa? 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 Non mi vede? Non mi sta vedendo? Boom! Tutti e due scoppiati in una nube di puzza viola. Baraga e benvenuti in questo nuovo orribile video. Oggi, signori miei, torniamo su Granny 4 The Rebellion. Ho letto tutti i vostri commenti sotto l'ultimo video di Granny 4 e mi sono andato a documentare parecchio per i conti miei, ovviamente senza spoilerarmi troppo. Dunque sono più che pronto ad affrontare questo gameplay di Granny capitolo 4. Signori miei, arriviamo almeno a 180 like per il prossimo video di Granny 4. Io direi di non perdere troppo tempo, quindi ci si becca direttamente nel gameplay. Buona visione. E vi do un orribile benvenuto nella casa poligonale di Granny. Signori miei, per questo episodio sono gasatissimo, sono ipercarico, sono iper pronto e quindi sono convinto che oggi riusciremo nella grandissima impresa di fuggire da questo orribile giocaccio. Ma non c'è la texture dei braccioli delle... Compare la texture solo se io sto da questo lato. Se sto dall'altro la texture non c'è. Non c'è la texture. Mamma mia. Oddio, Slenderina, ti venisse da cacarella. Allora, esploriamo la situazione. Vediamo cosa troviamo. A parte queste ragnatele quadrate, per ora niente. Diciamo che non comincia. Ecco, figuriamoci se non c'era Infamatus, se non c'era Stronzatus e se non c'era anche Granny. Situazione sfavorevolissima, quindi andiamocene nel basement e vediamo se riusciamo a schivarli. Io qua ci vedo già una bella prima morte, però nulla è perduto, come diceva Carlo Cracco. Il dado è tratto, come diceva Joe Bastianic. Non credo che Joe Bastianic dicesse il dado è tratto, però va bene. Dai, ma Infamatus, dio buono! Caga spruzzatus, caga addossatus! Partiamo veramente tanto male, signori. Non è un buon inizio se vogliamo sopravvivere. Vedi? Io tutte le volte che mi risveglio mi piscio addosso. E piscio sul parquet. Io voglio vedere Granny come farà a mandar via questa chiazza di piscio. Ecco, ma mancava solo il nonno, mancava solo lui, mancava. C'erano tutti, tutti sono venuti a spaccarmi il grandissimo. Mancava solo il nonno, eccolo qua. Martello, martello, molto interessante. Il martello è... Ma dove è andato? Ma dove è finito? Cosa? 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 Non mi vede? Non mi sta vedendo? Ozio! Ecco, m'ha visto, infatti. Allora. No, 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 no. Non bella situazione, non... Per niente bella situazione. Dai, non può uccidermi solo lui, seriamente. Cominciamo a ragionare e a fare i seri, per piacere. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto che sul tetto c'è qualcosa da rompere. Quindi andiamolo a rompere istantaneamente. Andiamo a vedere sul tetto. No, non andiamo a vedere sul tetto. Non andiamo a vedere da nessuna parte. Dai, ma tutti e due, i due sposini, i due rotti nel sedere che mi vengono a picchiare. Ma andate a darvi le bastonate a vicenda. Io passo di qua. C'è qualcosa qui. Ah, è il cacciavite, è il cacciavite, è il cacciavite. Molto molto interessante. Veramente tanto interessante. Allora andiamo di sopra e vediamo se riusciamo a spaccare questa geggio che c'è sul tetto. Ok, ci siamo. Vedo già che ci sono le forbicis.
Ci sono le Forbissas. Dunque, adesso le buttiamo di sotto, di modo da averle a portata di mano. Ci sono solo le Forbissas di utile qua sotto, non c'è nient'altro. Va bene, pigliamo le Forbissis, le forbici. Queste sono delle forbici da elettricista. Vediamo se mi devono ammazzare. No, non mi devono ammazzare, molto bene. Ah, allora, tagliamo qua e sempre con le forbici andiamo a tagliare il cavo che fa scendere la macchina. Cioè, il cavo, questo cavo scende in linea retta insieme alla macchina. Va benissimo. Cosa? 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 Ma sto volando! Ma sto volando! Oddio! Perché non posso andare di qua? Ma cosa c'è? Un invisible wall? Non posso andarci. Però intanto posso volare. Mi sembra logica la situazione. È tutto perfettamente logico, correlato. Lasciamo qua le forbices. Prendiamo il martello, che non mi ricordo dove l'ho lasciato. Dove ho lasciato il martello? I miei occhi vedono questo prisma. Prendiamo il prisma. Il prisma serve ad aprire la porta nel basement. Quindi andiamo nel basement e apriamo il garage, perché credo sia il garage a quel punto. Andiamo a vedere. L'avevo lasciata qui, davvero? Può essere che l'avevo lasciata qui, effettivamente. A questo punto, visto che abbiamo anche la old key, perché privarci di andare nel basement a prendere la Cosmic Gun, che ancora sinceramente non ho capito come si utilizza, perché certe volte funziona, certe volte non funziona e non ha alcun senso. Proprio come questo gioco. Questo gioco non ha alcun senso. Eccola qua, la nostra Cosmic Gun. Momentaneamente io direi di lasciarla qui, perché non voglio troppi problemi causati dalla Cosmic Gun. Scaffali di legno arrugginito. Un altro scaffale di legno arrugginito. Oddio, ma i ripiani non hanno spessore. Oddio, non hanno spessore. Queste sono delle lamelle di legno sottilissime. Dei fili di carta tutti tinchi, appiccicati qui, Dio buono, con l'attack. Che schifo, mamma mia. Boh, io ho sempre più l'impressione che... Aspettate un attimo. Dai, dai, coglionatus, smerdatus. Boom, esploso come uno stronzo. Adesso passiamo sul cadavere di Infamatus, che tra l'altro non ha collisione. Allora, certe volte, come avete visto, l'arma funziona e certe volte non funziona. Appoggiamo momentaneamente la Cosmic Gun lì. Io comunque, signori, vorrei capire chi ha avuto l'idea di implementare la Cosmic Gun all'interno di questo giocaccio, veramente. Vorrei stringergli la mano, perché se c'era una cosa che mancava in questo gioco, quella cosa era proprio la Cosmic Gun. C***o, ma questo si smonta. Il cacciavite è di fuori. Il cacciavite è di fuori, quindi andiamolo a prendere e vediamo di aprire tutti i pannelli dell'elettrico, degli elettricisti che ci sono in giro per la casa, e facciamo un bel lavoretto elettrico a questi signori. Io prima non sono riuscito a vedere cosa c'era in bagno. Guardiamoci adesso. Che domande. Nel bagno non c'è un c***o. Non avevo dubbi che nel bagno... Oddio, non ci fo... Dai, ma chi t'ha visto? Ma chi t'ha visto lì? Ma cosa stavi facendo sulla porta di casa tutto tinco così ad aspettare solo me? Stavo dicendo, torniamo di fuori a prendere il cacciavite. Ma sei sempre di fuori te? Cosa stai a fare? Stai a fumare i sigari di fuori? Cos'è che fai? Ma me lo spieghi cosa fai? Se hai voglia, vai a ritirare la pensione per te e quella storta di tua moglie e non mi rompete i maroni a me. Così io faccio le mie cosucce in pace, senza voi due che mi scassate la minghia, e siamo a posto. A sto punto io non torno indietro, salgo di qua e vedo cosa c'è da smontare di qua. Allora saliamo, se riusciamo, se il gioco ce lo permette. Ma cosa c***o fa? Ok, ci siamo. Impugniamo il nostro cacciavite e andiamo a tirare le cacciavitate nella schiena di Nosferatus. No, sto scherzando, però sinceramente vorrei farlo. Sarei veramente tentato di farlo se si potesse fare.
Carcay, molto bene, la Carcay ci serve proprio qui, quindi ci ritroviamo in un'ottima situazione. Ora scendiamo di sotto e andiamo a smontare di sotto tutti i pannelli degli elettricisti e rifacciamo l'impianto a questa casa vecchia. Figurati, figurati. E lui mi vede da un chilometro, Dio boh. C'ha la vista di un pangolino. C'hai la vista di un pangolino? Com'è possibile che tutte le volte mi vedi da così lontano? O sei un maestro o sono io che devo mettere gli occhiali. Non ha senso quello che ho detto. Non ha proprio senso. Però vabbè, fate finta che ha senso. Andiamo a smontare i pannelli. Ok, qua c'è un pannello esattamente dove abbiamo pisciato all'inizio. Wind up key. Wind up key. Sappiamo tutti a cosa serve la wind up key, quindi teniamocela stretta. Ma prima scendiamo al basement, perché no, dai su, ma esplodi. Esplodi per piacere. Puoi farlo, puoi farmi questo piacere. Puoi farmi gentilmente il piacere di esplodere. Anche tu devi esplodere. Dovete esplodere tutti. Dio Bonno, adesso guarda cosa ti combino, sta a vedere. Coglione di merda. Anche a te, guarda, aspetta che si ricarica, ci mette un'ora. Boom! Tutti e due scoppiati in una nube di puzza viola. Tutti e due, nessuno escluso. Madonna mia, oh, dov'è? Ho sentito Rincoglionatus. Ah, è qua. Non ha senso. Cioè, perché alcune volte esplode la puzza e altre volte la puzza non esplode? Comunque, passiamo sul cadavere di uno, passiamo sul cadavere dell'altro e anche della terza. Abbiamo fatto una strage, signori miei. Abbiamo fatto una vera e propria strage. Andiamo a smontare questo pannello che c'è qua, che a quanto pare è l'ultimo, perché non ricordo ci siano altri pannelli da smontare. O forse ci sono, ma semplicemente non ho idea di dove siano. Sai che ridere se ci trovo la chiave per accedere lì? No, è la leva. La leva serve di fuori. Visto che sono tutti morti e abbiamo spazio di azione, andiamo a mettere la leva di fuori e tiriamo su quella grata che la scorsa volta non ho capito a cosa servisse. Stavolta, signori, sono incarognito, Dio boh, sono impunito. Stavolta voglio... Madonna, mi sono cacato addosso. Pensavo fosse qualcuno di importante. Ma come sappiamo tutti, Slendrina non ha alcuna importanza in nessun gioco. Slendrina è l'amico inutile del gruppo. È l'amico che quando si esce viene chiamato solo per fare numero. Grande Slendrina, e mi dispiace per te. Un giorno ti inviterò a cena e mangeremo il pesce. Comunque, eccoci qua. Tiriamo su questa cosa. Ma dov'è sta grata? Io non riesco a capire dov'è sta grata che abbiamo tirato su. Magari è di sopra. Saliamo le scale. Magari è di sopra. Andiamo a vedere se c'è di sopra. Che poi, esattamente, signori, io non mi sono voluto spoilerare troppe cose, ma quante vie di fuga sono possibili in questo gioco? Io credo che di vie di fuga ne sia possibile solamente una, ovvero con la macchina dal cancello principale. La car key la portiamo dove c'è la macchina, visto che ci siamo. Ma cammina senza muovere i piedi. Ma non ti vergogni di esistere? Ma non ti fai schifo da solo? Cioè, io veramente mi vergognerei di farmi vedere in giro fossi in te. Veramente. Allora, l'unico cancello che mi viene in mente possiamo aver aperto è questo qua. E infatti abbiamo aperto questo. Dai, no. Ci serve il martello qui. Ma il martello dov'è che l'ho lasciato? Allora, il martello suppongo sia di sotto. Quindi andiamo di sotto a cercare il martello. Ah no, non è di sotto, è qui. Ce la faccio, dai. Adesso dribbliamo Cagastronzatus. Ma esplodi, dai, fai ridere. Cioè, veramente, il nemico più stupido di tutto il gioco. Il nemico più fatto male di tutto il gioco. Proprio lui. Proprio Nosferatus. Però non è... No, dai, no. Ma io adesso cosa faccio? Da dove passo? Scusatemi! Ma c'è un vicolo cieco! Se due arrivano così, Dio Bono, e collidono tutti e due contro di me, ma io come faccio? A parte che Dio Bono li avevo sturnati per 38 minuti ed erano ancora tutti vivi dopo un secondo e mezzo. Questa cosa non ha senso. A questo punto andiamo di sotto a prendere la wind up key. Poi usciamo di fuori, passiamo dal tetto, perché credo sia l'unica opzione in cui si possa passare senza venire infamati da Infamatus. Basta, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di utile per una volta. Ah, qua c'è il cacciavitis. Ma non avevo preso la wind up key, scusami, non era qua? Ho un lapsus? Mi sono rincoglionito? Non so dove sia la wind up key? Ah no, l'ho lasciata di sopra per fare scambio con l'arma cosmica. Che se non sbaglio l'avevo lasciata qua, giusto? Ho ragione?
Nel dubbio facciamo esplodere. Oddio, ma il nonno. Oddio, ma c'è rimasto tutto strano, tutto storto. Oddio, anche Granny? Con una botta sola? No, no, non ce lo fa. Vabbè, dai. Boom! Tutti e tre morti un'altra volta. Tutti e tre morti esplosi un'altra volta. Questo è morto in piedi. Questa è morta, Dio buono, stecchita. E lui è morto con un braccio dietro la schiena. Vergognatevi di esistere, veramente. Ah, era qua la wind-up game, mi sono semplicemente confuso. Mi sono confusionato nel cervello, non capivo più niente. Allora, la wind-up game serve di sopra, quindi andiamo ad aprire quel pertugio dove all'interno c'è il fucile. Allora, apriamo il pertugio. Wind-up game. Allora, spariamo a sti due aggeggi. Ok, qua cosa c'è? Basement key. Aspettate un attimo. Prima di usare la basement key e andare ad aprire il basement, c'è quel portello che tutte le volte che ci passiamo davanti viene la scritta shoot. Quindi, ma perché è vivo? Cosa ci fa in vita lui? Non dovrebbe essere vivo. Non dovrebbe per nessun motivo essere vivo. Io ti ho ucciso da un bel po'. Tu non dovresti essere in piedi. Tu dovresti essere strisciante. Dai, ma... non capivo dove era volato. Andiamo a ricaricare nuovamente il fucile. Non andiamo a ricaricare nuovamente il fucile perché c'è Granny. Vediamo se riusciamo a scoprire cosa c'è dentro quel dannato portello, eh. Vediamo. Ma quante volte ci devo sparare? Ma scusami. Ma ci devo sparare 100 volte? Dai, ma sta cosa veramente, cioè, fa ridere il signore. Ci sparo altre due volte. Vediamo se ci riesco. Ci ho sparato 100 volte. Perché non si toglie? Forse ci devo sparare con... no, madonna santa, madonna mia. Forse ci devo sparare con la Cosmic Gun. Ma cosa? Ma come ha fatto? Ma come c***o ha fatto? Ultimo giorno. Sta a vedere che non concludo niente di interessante neanche questa volta. A questo punto devo per forza spararci con la Cosmic Gun, perché diversamente mi pare che non succeda assolutamente niente. Dai, su, dov'è che è l'arma cosmica? Sto birello qua. Se muoio con la Cosmic Gun, penso che assisterete a una delle scene più raccapriccianti mai viste in tutta la vostra vita. Grandpa è esploso. Le scale sono rischiose, non vorrei... Oddio, Nosferatus, Infamatus, Pisciato, Caga, Pisciatus. Dai, scendi, scendi che ti faccio esplodere, scendi. Dai, vieni giù, vieni, dai, dai, dai. Pum, anche te, Dio buono. Minchia, due in una botta sola. Ma sono il maestro, sono il più forte di tutti. Allora, sperate per me che con la Cosmic Gun quel portello si apra, perché diversamente la situazione diventerebbe alquanto drastica. Ah, semplicemente bastava spararci con questa. Padlock key. Padlock key di che cosa? Di quale padlock esattamente? Quale sarebbe il padlock che devo aprire? Andiamo prima ad aprire il basement con la basement key. A me l'unico padlock che mi viene in mente da dover aprire è il padlock del basement. Ma se per il basement c'è già la basement key. La padlock key, esattamente. Dove me la devo mettere? Nel sedere. Me la devo conficcare, per forza. La devo conficcare nel sedere di Infamatus. Ok. Ok, aperto il basement. Notiamo questa scala dove qui serve una handle. Che però non so dov'è. Quindi andiamola a cercare. Andiamola a cercare, magari di sopra. Spero sia di sopra. In qualche pertugio in cui non ho controllato. Perché diversamente... Madonna. Madonna mia, che scagazzo. Pensavo fosse qualcuno di importante che avesse il potere di uccidermi. Slendrina fa prendere gli infarti solo perché credi che sia qualcun altro. Diversamente Slendrina non ha alcun potere. E sapete cosa faccio io? Visto che qua c'è la batteria, io credo che l'unico posto dove possa essere utile la batteria è appunto dove c'è la macchina. Quindi portiamola là. Prima mi serve questo per spaccare tutte le piastrelle di Granny e vendicarmi rovinandogli la casa. No, non mi serve per spaccare le piastrelle, mi serve per rompere questo pergolino qua e accedere a quest'area secondaria dove abbiamo lanciato la car key, appunto.
Oddio, ma questa non è quell'aggeggio, quella ruota che in Grandi 1 ci dà successivamente accesso al posto dove c'è quel ragno terrificante. Questa è la barra dove mi chiudono quando mi ammazzano. Butto la car key di sotto. No, ma non ha senso questa cosa. Cosa? 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 No, spero tu stia scherzando. Non la posso lanciare. Non la posso... No. Miracolo, non so come ho fatto. Non so come ho fatto. Non so letteralmente come Cristo ho fatto. Apriamo la macchina, magari c'è qualcosa. Spero ci sia qualcosa. Ma non c'è niente neanche dentro la macchina. La carcheia cosa... Ma cosa sta succedendo? Ma cos'è sto bordello? Dai, ma si è impallata, Diebo, si è bloccata. Ma che c***o? Cosa sta succedendo? Cos'è sto bordello? No, voglio andare a vedere cos'è successo di sopra. Cioè, stanno tutti impazzendo. C'è Nosferatu che fa casino. Granny che Dio buono sta esplodendo. Ma che è sto bordello, sto casinaccio? Dai, ma non si può giocare così. Vi chiedo scusa per il bordello che voi state sentendo in questo momento, ma non ci posso fare assolutamente niente. Cioè, erano letteralmente buggati tutti e due nello stesso punto. Allucinante. Vediamo se riesco a dribblarli. Dovrei riuscirci in teoria. Dovrei riuscirci. Il maestro delle tartarughe. Ci sono riuscito. Sono un grande dribblatore. Dribblo meglio di un calciatore vero. Anche se a calcio non ci so giocare. Sono negato. Allora, la batteria suppongo serva per la macchina. Ah, qua serve la padlock. Qua serve la batteria. E quindi? No, non ho capito. Ho messo la batteria qua. Ah, ho aperto semplicemente. Ho semplicemente aperto, molto bene. Allora, a questo punto, cosa faccio? Prendo la car key, entro nella macchina e scappo? Mi stai dicendo? No, non posso. Non lo posso fare. Non sono abilitato a questo tipo di magheggio. Si è girato come per dire che m'ha visto, ma non m'ha visto. Questo Dio buono è totalmente sciroccato. Questo è un mentecatto. Ma che sta succedendo, Dio buono? Tutti che gironzolano qui. Ma che state aspettando? Aspettate solo, Dio buono, di tirarmi le mazzate. Ma io non ve la darò vinta, perché io sono sicuro che riuscirò a fuggire. Allora, la Endo l'abbiamo appurato che non si può trovare a questo punto. Non si può letteralmente trovare. Cosa è successo? Dai, ma sono morto così? Ma seriamente? Cioè, sono morto totalmente senza motivo, perché lui non mi ha tirato lo schiaffo. Non sono esploso. È successa una concomitanza di pianeti allineati. E pom! È sto vecchio che mi spara. Ma veramente ti scoppio. Piasse la cagarella a spruzzo. Io sono sempre più convinto che questo gioco è fatto con Dio buono i pidocchi. Questo gioco è fatto con i pidocchi, non ha senso. Bene, signori miei, abbiamo appurato che questo videogioco terrificante è fatto con i pidocchi. È fatto per forza con i pidocchi, perché sennò non si spiega, cioè una morte del genere non ha alcun senso. E soprattutto, la Endol, dove accidenti si trovava? Non è spawnata, non esisteva in questo gioco, perché non l'ho trovata da nessuna parte, eppure ho girato tutta la mappa. Comunque, fatemi sapere voi con un commento cosa ne pensate di questa partita terrificante e raccapricciante. Arriviamo almeno a 180 like per il prossimo video di Granny 4. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi a questo orribile canale. Io vi saluto e ci si becca al prossimo video. Adios! Tra l'altro la luce è un po' diversa perché ho cominciato a giocare che erano le 5 di pomeriggio e ho finito di giocare che sono le 22 di sera praticamente, quindi tocca accontentarci di questa luce qua.